Padre e figlio, un'eredità ma allo stesso tempo due pittori e disegnatori diversi e indipendenti. Dal 15 maggio al 25 agosto a Roma, ai Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli, la mostra Filippo e Filippino Lippi, ingegno e bizzarrie nell'arte del Rinascimento. L'esposizione vuole raccontare 100 anni di Rinascimento italiano attraverso due artisti, espressione del Rinascimento toscano, dalla scoperta della prospettiva alla sua riproduzione, alle geometrie, alla raffigurazione dello spazio in cui inserire la figura umana o divina. Tra le opere di Filippo Lippi su tavola c'è la Madonna Trivulzio del Castello Sforzesco di Milano. La curatrice Claudia Lamalfa. Questo modo in cui lui cerca di capire intellettualmente la geometria dello spazio lo porta alla sovrapposizione di due piani nella sua pittura, la dimensione spirituale e la dimensione mondana, che è lo spazio mondano dato dalla prospettiva. E questo è l'elemento, forse la cifra più interessante della pittura di Filippo Lippi, cioè il modo in cui lui conia la spiritualità dell'inizio del Quattrocento con l'aspetto mondano della vita. Un artista proprio capace di stare dentro il suo tempo, ma con la testa nel mondo della dimensione creativa, quindi un genio assoluto. Il doppio registro di Filippo Lippi, ufficiale e privato, viene mostrato anche con due piccole tavole della Galleria degli Uffizi. L'Annunciazione della Vergine, i Santi Antonio Abate e Giovanni Battista, accostate alle due più grandi raffiguranti Santi Agostino e Ambrogio, Gregorio e Girolamo della Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Torino, che formavano i laterali di un trittico il cui centro è al Metropolitan Museum di New York. L'artista fiorentino viene raccontato anche attraverso disegni e documenti provenienti dagli archivi di Firenze e Spoleto, mentre la parte dedicata al figlio Filippino Lippi, nato dalla fuga d'amore con Lucrezia Buti che studiava nel convento di Prato, ne mostrano l'evoluzione dall'influenza del padre con cui si formò agli insegnamenti nella bottega di Sandro Botticelli a Firenze. Cresce con il Botticelli che si è reso indipendente da Filippo e che ha trovato una sua cifra stilistica, che è quella a tutti noi nota, queste bellissime figure lineari allungate. E da Botticelli inerita questa concezione anche figurativa, che è molto diversa da quella del padre iniziale. Quindi da Botticelli Filippino è capace di capire questa nuova dimensione della figura femminile, anche angelica. Filippino nel 1483 è pronto a fare dei capolavori che sono assolutamente indipendenti rispetto al modello paterno e diventa una personalità autonoma. In mostra ci sono alcuni pezzi che difficilmente vengono esposti. Per la prima volta a Roma vediamo i tondi di San Gimignano, che sono due grandi tondi su tavola, rarissimi, delicatissimi, ma in ottime condizioni, che il Museo Comunale Civico di San Gimignano ci ha prestato con grande generosità e capendo il progetto, perché insomma sono delle rarità. E abbiamo anche chiesto ai Musei degli Uffizi di poter avere in mostra un'Annunciazione di Filippo Lippi, che di solito non è in mostra nelle gallerie, che hanno dei capolavori assoluti, tra cui anche molti capolavori di Filippo Lippi. E quindi abbiamo deciso di cogliere l'occasione di questa mostra per tirare fuori anche delle opere che sono più rare. Il percorso si chiude con un disegno di Filippino Lippi che illustra l'ingegnosa invenzione realizzata nell'impresa d'affresco per la chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, nella cappella del cardinale napoletano Oliviero Carafa.